Oggi vi parlerò del vitigno più famoso e discusso del Friuli Venezia Giulia, il friulano. Si chiamava Tokaj e successivamente è cambiato in friulano dopo un accordo tra Italia, Ungheria e Comunità Europea, che ha vietato l'utilizzo del nome Tokaj a partire dal marzo 2007, in quanto il nome è molto simile al vino ungherese Tokaj, che invece sta ad indicare una precisa area geografica. Inutili i vari ricorsi della regione per far annullare la sentenza. Perciò dal 2008 il nome Tokaj è in etichetta ufficialmente fuori legge. Rimane pur sempre il vino bandiera della regione ed è un vitigno autoctono del Friuli di origini antichissime, anche se qualcuno cercherà di contestare anche questo. Viene coltivato in parte anche in Veneto e in Lombardia, solitamente solo come componente di alcuni vini bianchi. Alla vista il friulano è cristallino con un colore giallo paglierino. All'olfatto, sentori immediati del suo caratteristico e gradito profumo di mandorla amara, che ritroviamo piacevolmente anche in bocca, oltre ad essere intenso e vellutato, è anche elegante e fine. Il friulano è eccellente come aperitivo, storicamente identificato come tajut. Ottimo con il prosciutto di San Daniele, con minestre di verdure, zuppe di orzo e fagioli o di zucca e porcini, ma anche sul pesce e carne bianca. Con l'inizio della primavera entriamo ufficialmente nel periodo degli asparagi, con cui oggi abbinerò questo friulano con un morbidissimo risotto.